perché il Krav Maga non sfonderà mai nei film d'azione. Questa almeno è la mia opinione. Malgrado qualche sporadica comparsa, infatti il Krav Maga non ha mai sfondato sul serio nei film d'azione e nel cinema in genere. Il grosso problema, malgrado il Krav Maga vada di moda e per i motivi più sbagliati che ci possano essere, ma tant'è, è che il corpo a corpo israeliano, quello vero, strutturalmente non si presta allo spettacolo. Quando si vede qualcosa di spettacolare, infatti, o non è Krav Maga, oppure è così simile a quello che si fa in altre discipline da non rendere l'azione caratteristica. Giustamente, per dire. Mi muoverò dunque in questo video passando da una visione generale per portarmi sempre più in dettaglio. Ovviamente è tutto frutto delle mie interpretazioni personali. Nessun critico cinematografico o letterario deve sentire invaso il suo campo, per favore. Ok, iniziamo con la prima considerazione. Spettacolo e realtà vanno malvolentieri a braccetto. Nessuno ha voglia di sentire una storia banale, ordinaria e noiosa. Un po' come quando qualcuno vi racconta cosa ha sognato elencando una serie di azioni ordinarie e infarcendo il tutto con una sequela di dettagli insignificanti. Mortale. Le storie, i racconti, i romanzi devono avere al loro interno, per essere piacevoli, degli elementi che portino la trama su un piano di eccezionalità. Questo può avvenire in diversi modi, che possiamo generalmente raggruppare in tre categorie, usando delle etichette altrettanto generale: ragione, emozione e pure intrattenimento. La categoria che va a toccare la parte razionale della nostra mente è la stessa che viene stimolata quando completiamo un puzzle, risolviamo un rompicapo, diamo un nuovo significato agli elementi sparsi o che erano ordinati in modo differente. In questa categoria ricadono i film e i racconti di mistero, investigazione, per certi versi gli horror, alcuni lavori che potremmo dire di introspezione psicologica. La seconda categoria va a toccare la parte emozionale della nostra mente ed è la stessa che viene stimolata quando ascoltiamo una canzone che ha rappresentato per noi qualcosa, vediamo una foto di un viaggio che ci è rimasto nel cuore o teniamo qualcosa a cui teniamo. In questa categoria ricadono i film e racconti romantici, quelli di inchiesta giornalistica o battaglia legale, le autobiografie. Possiamo dire che quando la storia e il personaggio implicano una forte identificazione, questa caratteristica è preponderante. Infine, la categoria che va a toccare l'aspetto dell'intrattenimento è la stessa che viene interessata quando ridiamo di una barzelletta, di un fatto buffo, guardiamo una gara, vediamo le prodezze di un ginnastica, ecco. Tutto ciò che stupisce e diverte rientra in quest'area. I film comici e quelli d'azione sono l'emblema perfetto di questa categoria. Come funziona dunque un film d'azione? Il fulcro di un film d'azione, sulla base della categoria in cui arbitrariamente l'ho inserito, è quello di creare stupore, ammirazione e meraviglia. In norma non si ha bisogno di una trama particolarmente complicata. La vendetta o l'evitare una catastrofe mondiale planetaria è più che sufficiente come scusa per raggiungere il tutto. Vale bene anche il cattivo che ha rubato la bomba atomica e la vuole fare esplodere da qualche parte. Quindi la spettacolarità dell'azione è la parte dominante. Quindi se manca azione, se manca qualcosa che porti fuori dall'ordinario e anche di parecchie misure, il film manca del suo proposito o magari di un'altra tipologia. Ad esempio il film Birdman, che consiglio, malgrado parli di un supereroe e non manchi anche qualche scena d'azione, non rientra in questa categoria. Come funziona un film d'azione di arti marziali? Applichiamo azione ed esagerazione alle arti marziali e agli sport di combattimento ed ecco che cosa otteniamo. Ogni azione deve essere spettacolare, ovvio. Ogni colpo, quindi, deve essere ben visibile all'occhio della telecamera, perché altrimenti non può essere colto, di conseguenza è un'azione semplicemente confusa che non può emozionare lo spettatore. È richiesta una certa eleganza, le combinazioni di colpi con tecnica finale sono un must. Difese di tre movimenti su attacchi di un movimento solo sono ovviamente perfettamente plausibili per lo stesso motivo, perché sono belle da vedere, perché sono facili da seguire all'interno di una sequenza e quindi l'occhio dello spettatore può cogliere. Quindi perché mettere KO un avversario se puoi disarmarlo con una tecnica bellissima? Un'altra caratteristica tipica del film d'azione è che la legge e le ripercussioni illegali non esistono, per cui puoi fare il bello e il cattivo tempo.
Intendiamoci bene, non è che sono contrario ai film d'azione, non intendo nemmeno criticarli. Tutti questi elementi vanno benissimo e sono funzionali a realizzare un buon prodotto per il target di riferimento. Quindi, viva i film d'azione, per carità. Vediamo invece come funziona il Krav Maga rispetto ai film d'azione. Considera che nel Krav Maga ogni movimento deve essere il più essenziale possibile e richiedere un livello di difficoltà nella sua esecuzione molto basso. Chiunque con un minimo di capacità fisica deve poterlo eseguire. Punto 2. Ogni colpo deve essere il meno visibile possibile. Punto 3. Se il tuo colpo fa quello che deve e lo fa bene, pazienza se esce male in foto. Quindi non esiste nessun canone estetico vero e proprio. Punto 4. Le difese devono essere più essenziali possibili e, oltretutto, la priorità è l'attacco. Punto 5. Perché disarmare se puoi mettere KO, magari con una sediata in testa, magari mentre sta proprio per estrarre un'arma. Punto 6. La legge esiste e come, e ogni azione deve essere giustificata e giustificabile. Quindi deve essere proporzionale alla minaccia. Concludendo dunque, film d'azione e Krav Maga sono proprio su versanti opposti. Il Krav Maga trova e troverà posto come comprimario al limite in film, e sicuramente in film di genere diverso rispetto a quello di film d'azione. Io credo che sia davvero un bene per il Krav Maga, che già vive di una fama distorta, quindi di essere una specie di sistema per militari o per agenti segreti da film, tra l'altro, ma sono anche abbastanza sicuro che i film d'azione se ne faranno una ragione.